Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ricordate il video di ieri su Adani? Beh, ho conferme, come sempre, del fatto che quando si parla di Adani arrivano coloro che sono, diciamo, dei fan accaniti, delle bimbe, dei bimbi di Adani e non capendo il discorso, comunque anche non condividendo, iniziano a fondamentalmente insultare, a dire le cose totalmente, non solo discordanti, ma insensate rispetto a quello che è il tema. Quindi è chiaro che se a me Adani non piace e se penso che il suo allontanamento da Sky si è legato al fatto che a molte persone inizia a dare fastidio, nel senso che non piace, quindi non offre più un prodotto interessante, appunto per quello tutto il discorso che ho fatto. Ecco che appunto in questo momento arrivano le persone fidatissime ad Adani, che sembra che gli hai offeso qualcuno di famiglia, ma non è così, anche perché non è per un offensivo, era quello di ieri, così come il video di qualche mese fa, un mio parere su Adani. Poi alla fine, appunto, a distanza di mesi da quell'episodio di Inter Tottenham, Adani viene allontanato, probabilmente le motivazioni sono anche da vedersi, tra i tanti fattori, anche il fatto che non sia più utile e congeniale Sky. Detto questo, non voglio parlare di questo, cioè non voglio parlare di questo video di ieri, anzi, dico anche che se facessi un video a settimana su Adani avrei praticamente già toccato il miliardo di visualizzazioni, perché ogni volta che faccio video su Adani questo va su, ma non perché effettivamente io cerchi chissà quale polemica, quando piuttosto perché sembra proprio che vai a offendere veramente qualcuno di vicino alle persone che si sentono offese dalla mia opinione. Io poi mantengo sempre toni pacati, anche rispettosi, a prescindere dal fatto che mi piaccia o meno questa persona. Vabbè, oltre a questo, la cosa che oggi mi ha fatto veramente sorridere, e ecco, ho tante certezze nella vita, ma ho anche tante incertezze. Una delle incertezze che ho è il fatto che non si finisce mai di imparare, di stupirsi dagli anti-Juventini. Cioè, è pazzesco il tipo di ragionamenti, di complotti che fanno dietro ad ogni questione. Riescono sempre a inserirci la Juventus, qualcosa di direttamente o indirettamente connesso con la Juventus. È il caso di Adani, cioè Adani allontanato da Sky. La motivazione quale sarebbe, secondo alcuni, guardando anche in giro per i social, nei miei commenti anche nel video di ieri, ma anche in tweet di personaggi noti per essere noti anti-Juventini, Allegri arriva alla Juventus e manda via Adani. Cioè, avete capito? Adani, appunto, che ha avuto al suo tempo una questione molto importante con Allegri. Come sapete, Adani non vede Allegri buon occhio, e devo dire per fortuna, perché sono sicuramente dalla parte di Allegri che ha vinto qualcosa per poter, come dire, avere insomma, una sorta di primato rispetto ad Adani. E appunto viene collegato il ritorno di Allegri a Juventus come una motivazione per l'allontanamento di Adani. Cioè, Allegri arriva e fa cose. Cioè, Allegri fa cose, nuova pagina, Allegri che fa cose. C'è anche, ci sono diverse pagine su Allegri che fa cose. Cioè, questo qua viene ad allenare la Juventus in totale tranquillità e fa fuori Allegri. Tra l'altro, la cosa che si supera è proprio Chiariello, mi pare, che ha lasciato un tweet che Adani, appunto, per via di Allegri, per colpa di Allegri, Allegri inteso anche come allenatore della Juventus, perché è chiaro che poi Allegri fosse stato l'allenatore dell'Inter, del Milan, nessuno si sarebbe cagato l'ipotesi che potesse essere in qualche modo collegato a questo. Chiarello dice anche che dopo i vari Zigliani, Pistocchi, eccetera, eccetera, pure Adani e attenzione anche a Piccinini. Cioè, se guardate il tweet, come per dire, il prossimo che Allegri barra Juventus farà saltare è Piccinini. Come sapete, Piccinini, da quando è andato Sky, ha in più occasioni detto delle cose che non sono andate molto giù, tipo Juventini, anche perché sui social, su Twitter, ha fatto anche un po', come dire, amicizia, anche se si conoscevano chiaramente con Zigliani ai tempi di Mediaset. E alcuni tweet non sono andati giù. Chiaramente, quando si tiene in considerazione uno come Zigliani, che su Twitter fa veramente vomita, bile e schifo ogni giorno, è chiaro che poi qualcuno se la prenda. Anche perché Piccinini, prima di arrivare a diventare opinionista come telecronista, era sempre stato apprezzato da tutti, appunto perché non si era mai esposto ed era sempre stato molto imparziale anche nel telecronaca, molto bravo a enfatizzare le emozioni. Purtroppo, da opinionista, al di là di quello che lui è, insomma, il personaggio che comunque si è creato anche simpatico, ha avuto qualche cedimento, ma non è di Piccinini il discorso. Quindi, fondamentalmente, Allegri fa cose, arriva a Juventus e fa cose, cioè elimina quelli che potrebbero dargli fastidio, dovessero fare delle domande. Quindi, secondo Zigliani, è un discorso molto anche remoto. Pistocchi, appunto, Adani, che è l'ultimo della lista, eccetera, eccetera. Sfatiamo un po' il mito del fatto che la Juventus, in qualche modo, influenzi le decisioni e le linee editoriali di questi emittenti su chi sceglie e su chi no. Perché se fosse la Juventus intelligente e avesse veramente potere sulle televisioni private o pubbliche,
Ad esempio, personaggi come Caressa e Bergomi a un certo punto potrebbero essere anche di troppo. Personaggi come Pistocchi erano di troppo già diversi anni. Personaggi come Variale non so neanche dire io che sono di troppo, quindi non ha, potrebbe avere anche un potere anche sul pubblico, oltre che sul privato. Quindi ci sono tanti personaggi che comunque rimangono. Io penso anche ai vari Tiki-Taka con tutto lo schifo che si è visto in questi anni. Sono tanti personaggi. Chiamretti, quindi banalmente, che potrebbero essere scomodi a Juventus in qualche modo, molto più di Adani, perché poi paradossalmente Adani non è scomodo in quanto antijuventino perché dice delle cose contro Juventus in quanto Juventus. Al massimo dà fastidio perché per il personaggio che si è creato, per quella discussione tra Adani e Allegri, che poi è una discussione che resta lì e sinceramente non ha nessun peso, nessuna rilevanza, anche perché poi alla fine uno è l'Antonio Vincente e l'altro è uno che commenta le partite in televisione. Quindi è chiaro che di per sé non avrebbe neanche senso, avrebbe più senso magari che fossero fatti fuori, portati all'interno, i personaggi che sono veramente più scomodi, che ogni giorno dicono. Anche, anzi, se dal lato anti-juventini si dice che la Juventus in qualche modo orchestri il tutto e licenzi per conto terzi, insomma, questi personaggi, dalla parte nostra c'è sempre detto, opinione comune, anche io la condivido, che la Juventus invece è sempre stata troppo zitta e ferma di fronte agli attacchi frontali che spesso ha avuto, e sono tantissimi attacchi sulla carta stampata, in televisione, eccetera, eccetera. Quindi, se è sempre stato silenzioso, non vedo come poi possa intervenire per far fuori uno come Adani, che onestamente poi alla fine neanche che ce ne frega poi troppo. Quindi veramente è un delirio assurdo che va a confermare il fatto che gli anti-juventini veramente sono ossessionati, sono dei complottisti di varia natura, di primo ordine. Quindi. Siamo veramente vicini al terrapiattismo, e quindi veramente mi stupisce anche sempre di più perché la mole di stronzate che si può tirare fuori dal cappello è sempre più grande. Quindi, Allegri, Max, insomma, renditi conto del danno che hai fatto mandando via Adani. Vabbè, ragazzi, aspetto i commenti qui sotto su quest'ultima cosa che andrà un po' a ampliare e integrare il video di ieri e dell'altro ieri, quando era. E speriamo che arrivi anche questo in alto, perché quando si parla di Adani sembra quasi che stai parlando del Papa. Forza Juve, e alla prossima. Ciao. Siamo sempre qua.